Stagione atipica per tutto il mondo dello sport causa pandemia, ma non per questo l'orienteering si è fermato e allora, seppur in ritardo, solo a settembre è ricominciato lo sport con bussola e cartina. Ben trovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarieti, che anche quest'anno mi farà compagnia nel presentare e commentare le gare di questo sport dinamico e green. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Finalmente si torna in bosco, una grande edizione di questi campionati italiani, due società coinvolte, due delle società più esperte, Pavione e Primiero, e prepariamoci a vivere questa due giorni di altissimo livello. Siamo in Primiero, Trentino Orientale, sotto le splendide pale di San Martino. Si sono svolte le prime due gare allora che hanno rimesso in moto la FISO, la Federazione di Orienteering, e gli atleti che si sono confrontati e dati battaglia su due tracciati completamente differenti per il campionato italiano sprint e per quelli di lunghe distanze. Ma intanto andiamo subito a sentire i protagonisti, a partire dall'azienda di promozione turistica locale che ha organizzato l'appuntamento. Il saluto del territorio a cura di Nicola Corona in rappresentanza dell'APT di San Martino di Castrozza. Siamo qui ai piedi delle pale di San Martino, che sono appunto il gruppo più esteso delle Dolomiti, che ormai da un decennio sono entrate a far parte del patrimonio UNESCO. Questo territorio, insomma, è un territorio che per gran parte fa parte del Parco Panevezio Pale di San Martino, poi insieme a tutta l'area della Valle del Primiero e del Vanoi. È un territorio appunto immerso nella natura, territorio dai panorami meravigliosi, un territorio appunto a grande vocazione turistica sia invernale che estiva. Una grande tradizione di tipo sportivo, con sport di tutti i tipi, anche dall'orienteering, che in questi ultimi anni qua ha dimostrato appunto di essere uno degli sport di punta del nostro territorio e che ha dato grandi soddisfazioni sia a livello nazionale che internazionale. Comincia la stagione dell'orienteering in ritardo causa pandemia, comincia dal Primiero grazie all'organizzazione di GS Pavione e US Primiero, che hanno collaborato insieme. Certamente sì, diciamo, nel momento di crisi anche questa unione dà forza a riprendere un calendario che era fermo, diciamo, appunto, essendo la prima gara tanti avevano voglia proprio di ricominciare, c'è il connubio fra le due cose. Col tracciatore di questo campionato italiano sprint qui a San Martino di Castrozza, che percorso troveranno gli atleti? Ma il percorso è tutto sommato filante, abbiamo cercato di fare una partenza un po' alta, quindi un inizio in discesa nella zona, diciamo, residenziale, poi si buttano in centro un po' di passaggi più interessanti in questa zona e poi un finale nel parco, nei prati qui intorno, per di nuovo tornare a tutta velocità. I tuoi favoriti di giornata? Sicuramente Riccardo Scaletta e scommetterei su Nicole Scaletta, magari un po' non prevista nella sprint ma locale e molto carica. E questo era Aaron Gaio, dunque il tracciatore di questa prima prova tricolore, quella sprint, quella della velocità. Qui presentazione degli atleti, abbiamo visto Christine Kirchlechner al rientro, Irene Pozzebon, Verena Troia, Anna Caglio e poi Riccardo Scalet, Sebastian Inderst, Alessio Tenani, Lucas Pacciaiden, insomma un po' tutti i favoriti, no Pietro? Sì, un po' tutti i favoriti, era giusto presentarveli con una clip ad hoc, ringraziamoli che si sono prestati per questa nostra piccola novità. Ogni anno, come sai, cerchiamo sempre di inventarci qualcosa di nuovo. Oggi gara nel centro di San Martino, gara con molte novità perché la FISO ha predisposto un apposito protocollo anti-Covid. Purtroppo abbiamo questa situazione quest'anno, quindi come vedete tutti quelli che sono presenti nell'arena gara indossano una mascherina, quindi una gara anche all'insegna del distanziamento sociale, della mascherina, partenze sono state disposte in due blocchi differenti in modo da non avere alcun tipo di assembramento, e poi gel sulle mani, insomma tanti piccoli accorgimenti che hanno fatto sì che questo sia un evento pilota da imitare per tutti quelli che poi vorranno organizzare delle prove orienteering in futuro e quindi due associazioni che hanno fatto da pilota per tutte le altre. Ma vediamo la corsa. Eh sì, siamo già alle partenze, Alessio Tenani è partito prima, poi Sebastian Inderst, Tommaso Scaletta è inquadrato in questo momento con il
pettorale numero 56 per il ragazzo del Park World Tour Italia. E tu ricordavi benissimo il protocollo anti-Covid, ricordiamo che ci saranno poi anche le premiazioni solo per le categorie elite in assenza di pubblico, ahimè. Così come in tanti altri sport, anche l'orienteering è cominciato senza il pubblico. C'erano solo un po' di pubblico, c'era perché erano gli atleti, gli addetti ai lavori, ma il pubblico, quello vero tra virgolette, purtroppo non poteva assistere alla gara. Ma tant'è, l'importante è essere riusciti ad organizzare questi primi due appuntamenti Trentino Orientale per quanto riguarda il campionato italiano sprint, che stiamo seguendo qui con il 111 Anna Giovannelli, e poi andremo a seguire nella seconda parte di questa nostra trasmissione, di questo nostro magazine dedicato all'orienteering, la prova invece lunghe distanze, quella più cattiva, quella che richiede sicuramente un maggior sforzo, che si svolgerà a Passovales, ma vedremo dopo. Cristina Kirchlechner, Sport Club Meran, lo Sport Club di Merano, città del Passerio, che rientra alle gare, Pietro. Sì, rientra alle gare, lei è già, come forse sapete, mamma, due bellissimi bimbi, inoltre in queste ultime stagioni ha sofferto molto per un infortunio ad un ginocchio, ha fatto un intervento e adesso ha risolto, è tornata, molto impegnata con l'attività lavorativa, lei è medico presso l'ospedale di Merano ed è anche diventata nel frattempo consigliere federale, quindi una giovanissima consigliere federale, Cristina Kirchlechner, che non rinuncia a l'agonismo ed è ancora nella categoria elite, forse non farà più parte della nazionale però. Lucas Pathfinder da un'Alto Atesina ad un Alto Atesino in piena azione, mentre andiamo a coglierlo con le nostre telecamere. Questa invece è Lucia Curzio, polisportiva Masi, polisportiva che raggruppa tanti sport e ha da sempre una sezione dedicata all'orientamento. Lucia Curzio, che non so se hai notato, ha una particolare corsa perché lei viene dalla marcia, quindi ha conservato uno stile unico di corsa. Ma ecco di nuovo Cristina Kirchlechner, una bella azione, lei non è una specialista però sta facendo in questo momento segnare buonissimi tempi. Ricordiamo, campionato italiano sprint, lo spirito della gara, soprattutto di queste sprint, chiede ai concorrenti ovviamente sia la velocità di spostamento verso la lanterna successiva, da una lanterna all'altra, sia la capacità di orientarsi in zone di non facile lettura anche all'interno di un tracciato in gran parte cittadino come questo, perché molti potrebbero pensare che all'interno di un abitato sia più facile. Non sempre è così, Pietro. Allora, non sempre è così. In questo caso, diciamo così, nella sprint ci si gioca tutto sulla frazione di secondo, quindi una questione anche di velocità mentale, e poi ci sono molte insidie che si possono trovare, perché in questo caso, essendo in un centro cittadino, si può trovare un'automobile, una persona in bicicletta, e poi scalette, piccoli attraversamenti, insomma, stare attenti anche ai cancelletti, in questo caso si deve saltare una staccionata, quindi tantissime insidie che magari sono insidie extra, che richiedono una concentrazione, una lucidità, una velocità di esecuzione che non sono magari in questo caso tipiche di Verena Troi, che lei è più una donna di grande resistenza. Da resistenza, è vero. Sì, sottolineavi bene, Pietro, dunque sono necessarie sia doti atletiche di rapidità, sia capacità anche di interpretazione, di lettura della mappa, anche in un centro cittadino. Proprio qua la staccionata è stata superata da Nicole Scalette, che pure è di qui e che quindi conosce benissimo il territorio, che però magari non ha letto benissimo quel passaggio, non ha letto benissimo quel frangente della gara. È così, c'è da dire che gli atleti non frequentano questa zona prima di una gara, tendenzialmente le aree sono imbarcate, non possono essere frequentate, e poi c'è una peculiarità, cioè il tracciatore cerca sempre di mettere in difficoltà gli atleti con delle scelte sempre nuove, sempre diverse. Ad esempio Riccardo Scalette sostiene: una sprint che mi ha sorpreso, quindi evidentemente Aaron Gaio ha saputo far bene il suo lavoro. E questa invece è Irene Pozzebon, polisportiva besanese che stiamo seguendo davvero da vicino per le vie del paese, e che ora sta avviandosi verso la parte finale di questa prova, di questa sua fatica, di questa gara valida, lo ricordiamo, per il campionato italiano sprint, che ha riaperto i giochi per l'orienteering dopo il lungo lockdown. Anna Giovannelli inquadrata in questo momento dalle nostre telecamere. Anna Giovannelli, come vedi, è una ragazza che indossa queste
taping, è una ragazza diciamo così delicata dal punto di vista muscolare, non è delicato invece Riccardo Scalet, che è praticamente imbattibile negli ultimi anni, ha vinto sempre e solo lui. Quando si parla di titolo italiano, da qualche anno, mi sembra da 3 anni, è sempre lui che vince il titolo. E lo vediamo, Riccardo Scalet, inquadrato Park World Tour Italia, mentre sta leggendo proprio la cartina, che lui va a saltare la staccionata alla ricerca della lanterna. C'è l'incontro con Alessio Tenani, che ha annunciato invece il ritiro dalle gare, dalle prove agonistiche, dopo questa stagione un po' travagliata, ma insomma era brutto anche chiudere senza gare, no? Sì, Alessio Tenani è in quella fase dove deve, diciamo così, capire cosa fare nella sua nuova carriera, nel senso che io credo che per un atleta è sempre difficile, no, dire addio alla maglia azzurra, e lui adesso è lì che non è più brillante magari come qualche anno fa, però ha ancora una grandissima esperienza, una grandissima tecnica, soprattutto nelle sprint può dire la sua. Adesso lui si è già, diciamo così, reinventato una carriera nell'orienteering di precisione, che è un'altra delle specialità dell'orienteering, e vedremo se magari inizierà anche una carriera da tecnico, ma questo è tutto da vedere. Immagini dall'alto della zona del traguardo di questa prova sprint che si sviluppava tutta all'interno di San Martino di Castrozza e poi finiva su questi prati bellissimi con questo panorama che regalava anche belle visioni ai concorrenti che affrontavano la prova. Sebastian Inderst, Davide De Bona, arriva a tutta veramente Unione Sportiva Primiero, che come ricordavi tu in apertura con la GS Pavione ha organizzato questa 2 giorni, questo weekend, che ha rimesso in moto dopo il lungo digiuno causa pandemia l'orientamento. C'era anche il presidente a vedere le gare della FISO, Sergio Annesi, lo abbiamo anche intervistato, lo sentirete più avanti, proprio insomma anche per vedere che fosse tutto a posto anche sul fronte del protocollo anti-Covid. Sì, così è, abbiamo visto Inderst, oggi possiamo dire che Inderst è la sorpresa di questa giornata, perché ha fatto registrare un tempo ottimo, arriva anche Christine Kirchlechner e anche lei sta facendo un buonissimo tempo, però mancano ancora diverse specialiste, quindi Nicole Scalet, che invece in questa fase della stagione sembra essere un po' appannata, non è al suo meglio. Sì, era anche difficile tenere una forma adeguata non solo nell'orienteering ma in tutti gli sport in questa stagione davvero particolare, davvero unica e davvero difficile. Irene Pozzebona arriva anche lei con buon ritmo, polisportiva besanese, attenzione perché la ragazza può fare davvero bene, maglietta rossa per lei e tanta tanta fatica. Subito dopo aver tagliato il traguardo, Mattia Ferrari, orientieri in tarzo, arriva proprio schiantandosi tra virgolette a terra, Lucia Curzio e Martina Palumbo, altri arrivi insomma per quanto riguarda questa prova. Jessica Lucchetta stringe i denti, anche per lei sta per finire la fatica. Un applauso particolare a Jessica Lucchetta, che è studentessa, mentre arriva, scusami interrompo, attenzione Viola Zagonel, perché era in testa come tempo, eccola qui, polisportiva Masi, numero 133, taglia e sarà difficile battere Viola Zagonel. Dicevamo di Jessica Lucchetta, che è tornata apposta dalla Scandinavia per prendere parte a questa 2 giorni, quindi vuol dire che ci tiene molto questa ragazza allo sport che pratica. Arriva Tommaso Scalet, anche lui molto bene, al momento è sul podio. Francesca, sì. Taufer invece sofferente, perché da tempo soffre, ha un problema ad una caviglia che non sta riuscendo a risolvere, si vedeva anche della sua camminata. Ilian Angeli invece un giovane molto brillante. Ilian Angeli, per quanto riguarda le ragazze la classifica dovrebbe essere Viola Zagonel, Christine Kirchlechner e Irene Pozzebon, poi andremo a vedere con i tempi. Alessio Tenani, numero 61, ultime falcate anche per lui per questo campionato italiano sprint in quel del Primiero Trentino Orientale. Riccardo Scaletti, grande favorito che sta arrivando a tutta, grande favorito di giornata, Primierotto, cartina in mano, numero 55 di pettorale sulla maglietta e grande grinta per lui che va a chiudere. È difficile, sarà davvero difficile per tutti battere Scaletta. È così, allora va a chiudere per primo, 14.48, Inders, che come ricordavi tu Pietro benissimo, a 1.33, 1.36, Tommaso Scaletta. Quindi podio intero Park World Tour Italia, Zagonel, Kirchlechner e Pozzebone invece la classifica al femminile. E siamo alle premiazioni, come dicevamo,
senza pubblico e solo per la categoria Elite. Spiace per i giovani, ma sì, per ridurre i rischi era d'obbligo. Sì, intanto per rendere l'idea, diciamo così, premiazione a porte chiuse, ma sono ben 650 i partenti oggi, quindi non sono pochi, grande successo. Sentiamo però la voce dei protagonisti. Grandissima vittoria sprint per Carlo Scaletti, impreziosita da un successo di squadra. Sì, sicuramente sono felicissimo di aver vinto questa sprint a San Martino, quindi si corre in casa, ero felicissimo che tutti e tre abbiamo corso così bene e siamo tutti sul podio. Farsi battere da un fratello un po' scoccia. Beh, ma il fratello è più forte, quindi dai, ci sta. Sebastian, tu, è una grande prova, nessuno forse si aspettava fossi così veloce. Ma a dire il vero neanch'io, però fa sempre piacere ricevere queste conferme che sto facendo un buon lavoro. Viola Zagonel, velocissima, San Martino di Castrozza, oramai sei una specialista. Sì, le gambe giravano bene, sono contenta. Dall'anno scorso ci puntavo a questo primo posto e sono felicissima. Queste le parole allora dei protagonisti, l'ultima che avete sentito, Viola Zagonel, che si è portata a casa la vittoria, dunque il titolo italiano campionessa sprint. Lasciamo la gara rapida per quella più dura, dove gli atleti e le atlete, oltre alla tecnica, dovranno sfoderare, caro Pietro, resistenza e tenacia. Siamo a Passo Valles, magnifico anfiteatro naturale con vista su alcune delle vette dolomitiche più imponenti e affascinanti. È il momento della gara long del campionato italiano lunghe distanze, Passo Valles, che è a cavallo fra il Trentino e il Veneto. Ma sentiamo prima la voce dei protagonisti. Pierpaolo Corona, tracciatore della gara long qui al Passo Valles, una gara con anche delle insidie dovute all'altitudine. Sì, sicuramente oggi i concorrenti affrontano un terreno di alta montagna, siamo 2000 metri, percorsi quelli più lunghi toccheranno anche i 2300 metri. Sarà una delle difficoltà la quota, anche il terreno fondamentalmente di pascolo, comunque abbastanza morbido, e quindi diventa una gara sicuramente fisica. Penso che chi vincerà sarà sicuramente un atleta valido per il titolo italiano, insomma. Queste dunque le parole di Pier Paolo Corona, il tracciatore, ed ora andremo a seguire le prime partenze della gara long, lunghe distanze, al via in 650 a Passo Valles, al confine, come ricordavamo, tra le province di Trento e Belluno. Tanti per questa gara, Pietro. Sì, molti, l'abbiamo già detto, evidentemente nel movimento c'era voglia di orientamento e sicuramente ha inciso anche, diciamo così, la solidità di queste due associazioni che anche in passato hanno dimostrato di saper organizzare e gestire grandi eventi. In questo caso un plauso particolare perché hanno saputo dar vita a questi campionati italiani in un tempo record. Tieni presente che tendenzialmente per preparare una gara di orienteering ci vuole più di un anno di lavoro. In un tempo record e in un tempo che non è facile da affrontare, quello della pandemia o post-pandemia, ancora non si è capito bene. Per quanto riguarda la cartina, qua forse possiamo fare un accenno al fatto che viene usata una cartina che doveva essere pronta per l'appuntamento internazionale del 2021, sì. Ovviamente hanno dovuto tagliare i tempi, quindi vuoi spiegare, Pietro? Sì, in effetti l'Unione Sportiva Primiero aveva l'anno prossimo, organizza quella che è la Primiero Week o comunque appuntamento internazionale molto prestigioso con esatto, più di 1000 partecipanti da tutta Europa, da tutto il mondo, che abbiamo seguito anche gli anni scorsi. Praticamente queste mappe erano state realizzate per questo evento e diciamo così le due società hanno deciso di diciamo così sacrificare queste mappe, perché una volta che sono state usate praticamente non ci puoi più correre fare altri appuntamenti, esatto, no, non nell'immediato comunque, e hanno deciso di andare incontro al movimento dell'orienteering e dire: noi ci siamo, abbiamo questo materiale pronto a disposizione e se la Fiso chiama noi rispondiamo. Anche questo è stato davvero molto importante da parte del US Primiero e GS Pavione, che hanno organizzato questo weekend, questi due giorni. Ricordiamo appunto le partenze, qui intanto Verena Troi è assoluta protagonista e favorita di giornata per quanto riguarda la long, non lo era sulla sprint, come abbiamo visto. Questo Giacomo Zagonel, proprio US Primiero, una delle due società che ha organizzato l'appuntamento. Dicevamo, abbiamo visto le partenze, erano proprio ad intervalli regolari, tutti hanno la loro carta di orientamento della zona della gara creata
in questo caso appositamente per la Primera Week, ma messa a disposizione dalle due società per i campionati italiani, e in queste cartine ci sono le indicazioni codificate con una simbologia specifica che avevamo seguito proprio l'anno scorso qui a Passovalle, se avevamo spiegato nel dettaglio, no, Pietro? Esatto. Mi permetto di dire che abbiamo visto un protagonista, diciamo un nuovo protagonista affacciarsi nel mondo degli elite, che è Lucas Patscheider, che nella gara di ieri ha sbagliato. Il ragazzo però è di talento e soprattutto orgoglioso, e oggi sicuramente vuole rifarsi. L'abbiamo visto in partenza molto determinato, e anche nel momento del riscaldamento ha confidato oggi in un pronto riscatto. Abbiamo Samuele Tait, prima Aaron Gaio, che quest'oggi deve fare più fatica rispetto ai campionati sprint, dove ha fatto da tracciatore, oggi invece è in gara e si cimenta anche lui su questo tracciato. Aaron Gaio, che ringraziamo assieme a Luigi Girardi, che ci hanno dato una mano con queste immagini poi in movimento. Ti volevo dire che, analizzando un pochino la gara, partenza subito dura in salita, e quindi i ragazzi, gli atleti, sono messi a dura prova. Si corre, vedi in questa parte che sembrano pascoli, e poi c'è un'altra parte invece praticamente andiamo a sovrapporci a quelle che sono poi le piste da sci, quindi andiamo a correre in uno spazio un pochino più regolare, mentre qui dobbiamo saltare arbusti, sassi. Ecco qua la tecnica. L'altro favorito di giornata al maschile, Riccardo Scalette, che sta correndo già fortissimo, in testa a tutti gli intertempi. Un'altra atleta che si vuole riscattare è appunto Verena Troi, che ieri è arrivata ottava e ha detto: domani non correrò di certo per l'ottavo posto. L'abbiamo sottolineato, la sprint non è la sua vera specialità, è questa, la lunga distanza, la long. Qui siamo allora a Passovalle, il valico è stato anche più volte affrontato, lo ricordiamo, visto che parliamo di sport, dal Giro d'Italia, visto che il Giro è qui alle porte, spesso con i vicini passi Rolle e San Pellegrino. La prima volta fu scalato dai Giri dalla Corsa Rosa nel 1963, nell'edizione della Corsa Rosa del 78 il Valles è stato anche cima Coppi dopo l'annullamento per maltempo del transito della corsa del Giro d'Italia sul passo Portoi, e così nell'occasione a passare per primo in vetta fu l'indimenticato Giambattista Baronchelli. Michael Mamler, che abbiamo appena visto, è commissario tecnico della nazionale. Sempre per chiudere il discorso poi nazionale, da questa stagione anche Verena Troi è diventata tecnico della nazionale. Lei si occupa in particolare di seguire le ragazze, perché le ragazze hanno un modo di correre e una mentalità, diciamo un modo, anche un approccio mentale differente di fare orienteering. Quindi la federazione ha scelto di avere due tecnici, un uomo e una donna, per seguire meglio i propri atleti. Siamo su Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero. Anche due parole, magari non ne abbiamo mai parlato, Pietro, dell'attrezzatura per fare l'orienteering. Vedo che tutti hanno una tuta che permette loro comunque di muoversi agilmente e anche di farli traspirare, ma anche allo stesso tempo un po' di proteggerli, perché abbiamo visto prima si passa tra arbusti, pietre, insomma magari col pantaloncino corto è un po' più problematico. Esatto, come hai visto già da ieri e oggi, abbigliamento differente. Ieri sprint, quindi pantaloncini corti, gambe libere, oggi invece questi pantaloni lunghi che proteggono, diciamo, anche perché in certi casi ci si trova anche in rovi o in arbusti, diciamo, piuttosto fastidiosi, che comunque tendenzialmente non sono dei pantaloni, diciamo così, di grande qualità, perché devono essere utilizzati appunto come, più che altro come salvagambe, quindi facilmente vanno a rompersi, e quindi ecco, sono dei pantaloni più che altro protettivi. Poi per tutti, scarpe adatte ovviamente, non manca la bussola, alcuni indossano anche gli occhiali adatti al movimento, ma anche alla lettura, se vogliamo, delle carte, se manca qualche diotria. Sì, sono in realtà nelle categorie master, più che altro sono molti gli atleti che corrono con degli occhiali speciali. Questa è Anna Pradel, una delle giovani che si sta affacciando al grande movimento femminile, un movimento femminile che è alla ricerca di nuova linfa da schierare poi ai massimi livelli. Arriva anche Ilian Angeli, GS Orienteering Folgore, e poi appunto l'allenatore Mamlef, Terlaner Orienteerungsläufer, così come la grande favorita di giornata, Verena Troi, stesso club glorioso per quanto riguarda
l'Orient Hearing, così come la polisportiva besanese o la Masi o tanti altri, insomma, che US Primiero, ovviamente GS Pavione per quanto riguarda il Primiero dove ci troviamo in questo momento, e tante altre che hanno portato avanti il movimento in tutti questi anni. Tommaso Scaletta, Park World Tour Italia. Molto bene Tommaso Scaletta, oggi al momento è il miglior tempo. Volevo solo dirti che gli atleti, per arrivare pronti a questo evento, ovviamente oltre agli allenamenti hanno sostenuto una serie di camp, sia come nazionale che magari anche individualmente, con trasferte all'estero. Ad esempio il Parkour Tour, i fratelli Scaletta in particolare, sono reduci dalla Repubblica Ceca, dove hanno fatto molto bene. Ma Misha Mamlev, mentre arriva Irene Pozzebon, anche lei molto bene anche oggi, non solo nella sprint come abbiamo visto. Attenzione anche a Jessica Lucchetta, orientering terzo, anche per lei ultime falcate prima di tagliare la linea del traguardo. Ecco, per chiudere il discorso vuol dire che gli atleti sono arrivati tutti pronti, perché oltre alla parte fisica dovevano ritrovare anche certi automatismi, no? Come i calciatori devono trovare un'amalgama di squadra e certi automatismi, ecco, anche gli atleti devono riaffinare certi passaggi mentali, perché ogni volta una gara di orientieri richiede anche molta concentrazione, perché devi essere concentrato sulla mappa, ricollocarti sulla mappa e capire sempre il terreno dove sei. Ma arriva Verena Troi. Sì, attenzione, miglior tempo per il momento. Verena Troi sta arrivando proprio sul traguardo numero 130 per l'Alto Atesina, che con grande grinta va a chiudere la gara al primo posto. Sì, grande grinta. Oggi il duello per lei si pensava fosse con Christine Kirchleckner. Arriva Luca Spatscheider, come ti dicevo, desideroso di riscattarsi, al momento molto molto bene. Numero 47 per il giovane alto atesino Luca Spatscheider, che abbiamo visto inquadrato, poi Michele Caraglio Agorosso, che sta arrivando anche lui sul traguardo. Belle giornate fortunatamente per queste due gare, sia per i campionati italiani sprint che per quanto riguarda le lunghe distanze. Ed ora il favoritissimo sta andando davvero bene, si sta per aggiudicare anche il titolo long, Riccardo Scaletta, eccolo sul traguardo, ferma il suo cronometro ed è un ottimo tempo. È primo come oramai sua consuetudine quando si presenta al via. Oggi tra l'altro sullo sfondo si vedevano due tifosi speciali per Riccardo Scaletta, che ha vinto davanti a suo papà e sua mamma mentre arriva Viola Zagonelli. Prima abbiamo visto anche l'arrivo di Sebastian Inderst, stessa società di Scaletta, ora appunto Viola Zagonelli, che si è aggiudicata ieri il titolo sprint. Non è questa la sua gara, molto affaticata Viola Zagonelli, polisportiva Masi, e ancora Antonio Bettega del GS Pavione, altra società organizzatrice, come abbiamo ricordato, per questa due giorni di campionati italiani, due giorni tricolori in quel del Primiero. Alessio Tenani, il suo non è, diciamo, un buon tempo, però sempre un uomo da tenere in considerazione. Questo un tifoso speciale, questo è Beppe Ceresa, tifato dalla figlia Erika Ceresa. E poi anche piccoli orientisti riescono, insomma, a legare anche dei giovani. La classifica dice Riccardo Scaletta davanti a Lucas Patscheider e Tommaso Scaletta al maschile, Verena Troi davanti a Irene Pozzebon e Christine Kirchlechner al femminile. Ma rivediamole. Scaletta allora conquista il titolo 1:21:16, 1:27:57 per Patscheider, e Scaletta e Tommaso invece al terzo posto. Verena Troi 1:12:42, Pozzebon 1:17:12, 1:19:04 invece per Christine Kirchlechner. E siamo nuovamente alle premiazioni, sempre nell'osservanza ovviamente delle restrizioni dovute al Covid-19. Intanto ricordiamo anche i risultati under 20: Francesco Mariani ha vinto al maschile e Nicole Canova del GS Pavione al femminile. Vedi che gli atleti, sempre nell'ambito del protocollo anti-Covid, si mettono anche la medaglia da soli. È un'immagine a cui ci dobbiamo abituare, evidentemente, ma ecco la voce dei protagonisti. Verena Troi, oggi c'era un grande scontro con Christine Kirchleckner, hai avuto la meglio, complimenti. Grazie, sono riuscita a sbagliare poco, era un terreno molto impegnativo, molto tecnico, sono riuscita ad arrivare a questo momento in forma.
Riccardo Scalè, due vittorie in due giorni su un terreno che non era facile come sembrava. No, assolutamente, è un terreno molto duro di montagna, molto vicino a casa ma che comunque non conoscevo. Ringrazio l'organizzazione e gli enti che hanno permesso questa bella due giorni e adesso si continua con gli allenamenti. C'è l'orgoglio comunque da parte del Trentino e del Primiero di essere riusciti a organizzare insieme anche all'altra società queste due gare, questi due giorni di campionato italiano. Assolutamente sì, noi siamo stati molto felici anche di poter dare una mano alla Federazione Italiana Sport Orientamento, perché crediamo che sia importante garantire a tutto il nostro movimento almeno la presenza di un certo numero di gare durante l'autunno. Un evento post lockdown che ha saputo esprimere comunque numeri importanti. Sì, sono davvero soddisfatto dei numeri della partecipazione a questo evento. Gli oltre 600 atleti che hanno voluto presenziare questo campionato, questa prima gara in realtà con un numero così elevato e con una preparazione così attenta. Grazie quindi agli orientisti che hanno partecipato, ma grazie soprattutto alle due società, coloro che hanno aiutato queste due società a organizzare al meglio. E siamo in chiusura di questa prima puntata del magazine dedicato all'orientamento su Rai Sport. Grazie a Nunzio Messere e Enrico Gremes per la preziosa collaborazione tecnica, grazie a Pietro Ilarietti e grazie a voi gentili telespettatori per essere stati con noi. Pietro, ci ritroviamo a breve con l'orientiri. A breve con la mountain bike a Mussolente e Gaglio nell'altopiano di Asiago, dove anche lì si assegnano dei titoli tricolori. A presto a tutti. A breve, perché gioco forza, le gare sono state raggruppate in un lasso di tempo davvero ristretto. È davvero tutto, continuate a rimanere con i programmi della rete. Grazie, a risentirci, arrivederci.